fine i risultati non c'entrano, è l'importante che i ragazzi si divertano e maturano a stare in gruppo e si divertono, quello è l'importante. Quindi il divertimento ha vinto, il divertimento. Beh, la prima cosa in una scuola calcio per imparare i ragazzi è quella di stare in gruppo, di capire come devono stare in campo, l'educazione e tutto quello che c'è per stare in un gruppo. Quindi devono vincere i valori. E soprattutto i valori, no? Il rispetto degli avversari, il rispetto del compagno, il rispetto del mister. E hanno vinto i valori? Beh, l'amministrazione è uscita molto molto bene, e si vede che i ragazzi sia all'inizio sia alla fine si salutano e quella è una cosa molto importante, si sono rispettati nel gioco e si sono rispettati nella partita e il risultato, ripeto, non c'entra, poi o vince o perde, l'importante è vincere, la vera vittoria è quella che i ragazzi divertono e sanno stare in gruppo, ripeto sempre questa per le scuole calcio. A parte il tempo che insomma ci ha dato un po' di fastidio, l'organizzazione com'è? Ottima, ottima, veramente bene. È la prima volta che avviene come torneo? Sì, è la prima volta che... Sì, io è la prima volta che vengo e sono rimasto molto molto soddisfatto. E gli organizzatori? Abbastanza, beh, facendo un lavoro del genere non è facile, quindi vuol dire mettere in campo tanti ragazzi e l'organizzazione è voto da 10. Ok, grazie. Ma c'è il musulmano per caso? Va bene, dai. Suona Ciocchiani, più suona e Fiorani, ed è la radio che fa cultura. Radio Doppio Zero candidata tra le migliori web radio italiane del 2016. Radio Doppio Zero. Il mister Ruffano, Sparascio Rocco. Impressioni sul torneo? Sì. Allora, innanzitutto la prima cosa che mi sento di dire è un complimento a chi ha organizzato l'evento, quindi alla società di Azzanarica Calcio. Nonostante siano pochi gli anni di attività come mister, come istruttore, è la prima volta che vedo un torneo organizzato in maniera così egregia.
a partire dal controllo sulle date di nascita dei bambini, a garantire soprattutto regola e disciplina. E questo vuol dire che c'è una particolare attenzione non tanto al risultato sportivo quanto proprio all'educazione dei ragazzi, che è primaria e fondamentale. Il risultato sul campo viene tutto di conseguenza, relativo all'impostazione e alle regole che si danno ai ragazzi. Per il resto vince lo sport indipendentemente dal risultato finale. Ma lei era giocatore? Sì, io ho giocato, anche se ho lasciato praticamente subito per problemi fisici, ma anche io ho dato parecchio come calciatore prima che da allenatore. Come? Nonostante abbia 25 anni, diciamo. Dove? A Ruffano, ho giocato per la Ruffano, sì. E ho fatto un anno al Maglie quando ci fu il periodo. Fece un discreto campionato di regionali di giovanissimi, diciamo. Sì. E come ha trovato questo evento? È la prima volta che... Sì, è il primo torneo, so che è la prima edizione, spero ce ne siano altre, perché ripeto, l'organizzazione è stata eccezionale, anche la disponibilità, la voglia di mettersi a disposizione dei ragazzi, degli allenatori, e che sia un monito anche per i genitori che seguono i ragazzi e che non li lasciano abbandonati a se stessi. La scuola calcio sì, è un centro di educazione, ma l'educazione deve anche venire a monte. Vabbè, dipende dai genitori, esatto. No? E naturalmente, proprio per l'educazione dei genitori, dovrebbe staccare il bambino da quel micidiale smartphone, no? Sicuramente. E portarlo nel gruppo. Guarda, io come seconda sport. Professione faccio... mi ne intendo di psicologia. Ah, ecco. Quindi rompiamo un muro già buttato giù da parecchio. La tecnologia aiuta, ma non deve essere l'unico sostegno per i ragazzi, o l'unico divertimento soprattutto. In fin dei conti l'aria aperta fa bene. Quindi lo smartphone oggi come oggi sarebbero le manette per... Le manette no, perché comunque è sempre una sorta di strumento, sì. In quanto strumento dipende noi che uso ne facciamo, quindi quello che mi ripeterei dicendo che la regola è fondamentale. Non sono delle manette, ma non devono essere nemmeno l'unico supporto di divertimento per i ragazzi. Grazie. Vedo che è molto acclamato. Siamo un bel gruppo. Siamo un bel gruppo, i ragazzi si impegnano tanto durante la settimana, anche durante gli allenamenti, sempre con lo spirito che ci contraddistingue del divertimento e dello stare bene insieme. Sono dei valori perché per noi sono fondamentali, e quando finiamo un allenamento, una partitina, e vedere che se ne vanno sorridenti, qualsiasi sia il risultato, per noi è un valore immenso questo. È la nostra filosofia. Perché siamo comunque una società nata da poco, questo è il quarto anno, stiamo lavorando molto bene, c'è un'ottima organizzazione, presidente, società, stiamo cercando di fare il massimo con le risorse che si hanno a disposizione. Poi anche il gruppo dei genitori, sempre disponibile, sempre disponibile, sempre la mano, mai una parola in più, anzi un'ora in meno, ci lasciano lavorare con i ragazzi, si fidano di noi, e questa è una forza di una società. La soddisfazione, insomma, dei, sì, dei ragazzi. Vedere il sorriso sì. Qualsiasi tipo, è proprio lo stare bene insieme. Ma lei è? Io sono proprio il mister, c'è? Della Escoligna di football di Cutrofiano. Ah, e c'è? Sì, di Cutrofiano. E c'è? Si chiama? Sono Gemma Giuseppe. Ah. Sono Gemma Giuseppe, alleno questi ragazzi, questo è il terzo anno che stanno con me, li ho visti, diciamo, crescere in tutti i sensi. E hanno dato dei valori in questi ragazzi? Molto, molto, e molto, molto attaccati. E fanno gruppo? Bene, fanno gruppo, sì, tutte le feste insieme. Anzi, ci stiamo preparando per fare anche una festa di carnevale in maschera con loro, organizzata dalla società, quindi è proprio un valore che ci siamo prefissi come primo obiettivo, quello di crescere soprattutto mentalmente. Il risultato non lo prendiamo proprio in considerazione, non ci interessa. Questa per adesso è la nostra filosofia, di lavorare bene e di farli sorridere divertendosi. Questo primo evento come lo trovi?
Organizzazione ottima, ottima organizzazione. L'unica cosa è il tempo, il tempo ventoso che ci ha permesso comunque di disputare queste partitine. E a noi tocca ancora l'ultima partitina, aspettiamo per poter andare a casa, anche se li vedo un po' infreddoliti, però io quando sto con loro sono un'altra persona, mi trasformo. I ragazzi sono molto orgogliosi, sì. Sono puri, sono puri. Okay. Benissimo, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo e ripeto, un'altra organizzazione, speriamo che il tempo regga anche domani. Ah sì, ok. Okay. Vedo che è molto seguito però, eh? Okay. No, sì. Non si preoccupi, come l'ho detto prima, è un gruppo molto legato, legato. Ci sono molti coetanei che vanno a scuola insieme, quindi è molto accattivante. Quando sto con loro proprio mi trasformo e cioè di mi loro danno tante soddisfazioni, anche solo vedendoli. E beh, il ragazzo e il bambino trasmette quello che ha in lui. Certo, i valori sono la prima cosa. Il risultato lo lasciamo agli altri. I genitori? Non interessa. Vedo molte mamme là. Molte mamme, i papà, qualcuno è andato al lavoro, però è un gruppo bellissimo, anche di genitori. Molto legati, molto amici, sempre disponibili, pronti a dare una mano quando c'è bisogno. E non si può pretendere altro, solo anzi ringraziare della disponibilità anche le famiglie e poi un bravo anche ai ragazzi perché se lo meritano.